ero mai stata a San Marco, da questa parte di Montefalco. È il cuore della è la creme di Montefalco, No, davvero, da questo versante non ero mai venuta. Questa è, da qui no, ma dal prato di casa si vede bene, per esempio, la Rocca di Spoleto, che è in quella direzione. Ok, a proposito di Trebbiano Spoletino, visto che oggi vengo a interrogarti, no, vengo a chiederti notizie del Trebbiano Spoletino, perché ho deciso di raccontarlo nel libro proprio per l'Umbria, perché secondo me ha un grande potenziale, può essere il grande vino bianco umbro. E tu tra i primi sei stato, insomma, uno di quelli che ci ha creduto dall'inizio. E che anni erano quando hai deciso di provarci? Allora, la prima annata che abbiamo fatto le prove è stata il 2006, però 2006, la vera etichetta prima è stata il 2007, e fino ad allora, che io sapessi, l'unico che lo producesse era la cantina sociale di Spoleto, Spoleto Ducale. Alla quale va anche un po' il merito di averci creduto a suo tempo e di averlo anche, insomma, mantenuto esatto, in vita, insomma, diciamo. Avevate Trebbiano Spoleto in origine, allora, qualcosa? Allora, sì. Qui c'era, io nei documenti che ho trovato nell'azienda, adesso dovremmo iniziare anche un lavoro fatto meglio di legge proprio anno per anno, scartabellare, perché qui abbiamo tutte le contabilità da fine 800. Si parla di uva Sagrantino, di uva comune nera, diciamo che sarebbe rossa, poi si parla, per esempio mi ricordo che l'ho trovato in uno degli anni 30, poi si parla uva Trebbiano e uva comune bianca, come a dire che il Trebbiano era un'uva speciale, diciamo. Non si specifica Trebbiano Spoletino, ma con tutta probabilità proveniva da questa famiglia del Trebbiano Spoletino, insomma. Diciamo. Ah, bello, quindi avete anche tracce nella memoria storica della cantina di questo vitigno. Anni 70. Dove peraltro il Trebbiano era obbligatorio nell'uvaggio del Montefalco Rosso, cioè all'inizio, un po' alla stregua della ricetta del Chianti, del Barone di Casoli. Per esempio, noi in un documento di fine, sempre di una relazione fatta dal fattore fine 800, si parla di un vino qui che veniva particolarmente buono, che era fatto di 6 decimi uva sangiovese, 2 decimi uva cannaiola e 2 decimi uva bianca Trebbiano. Quindi esattamente un po' come la ricetta, non si parlava di Sagrantino in questo libro. Biografia di Edoardo Martini, ok, quindi storico, di che anno è questo? È 1899, parla delle migliorie fatte dal bisnonno che comprò nel 1883, l'azienda era della proprietà del vescovo di Spoleto. Quindi questa era la ricetta originale che ha trovato in queste documentazioni Montefalco Rosso. Beh, che dice Sangiovese, cannaiolo e uva bianca, due manca decimi. Manca il Sagrantino, diciamo che... Il Sagrantino si produceva ma solo passito. E come mai avete deciso di provare così a vinificare il Trebbiano Spoletino? Hai fatto delle indagini su questo vitigno? Più che fare indagini, assaggi. Cioè, si è iniziato a parlare un po' di Trebbiano Spoletino in quegli anni. E ho scoperto che un ristorante che non esiste più, di Spoleto, aveva in cantina molte bottiglie di Sagrantino e anche diverse bottiglie di questo Trebbiano Spoletino. Allora organizzai una cena insieme a vari produttori e enologi delle varie cantine che già producevano Trebbiano Spoletino e aprimmo queste vecchie bottiglie e fu sorprendente. Cioè, sì, quindi anche la longevità di questo Trebbiano Spoletino. La longevità del Trebbiano Spoletino si è rivelata. E quanti anni avevano queste bottiglie mediamente? Avevano più di 10. Ah, cavolo, forse anche 15. Io non ricordo esattamente la data, ma era del 94. Calcolando poi che 2000. Le tecniche di produzione non erano sicuramente affinate come quelle di oggi. Si parla anche di bottiglie degli anni 70 chiuse col tappo a corona. Cavoli. Che pare che sia fatto proprio dal contadino, che pare che siano in certi casi conservato così bene. Il nostro Trebbiano classico, quello che adesso chiamiamo Trebium, l'abbiamo fatto dall'inizio sempre nello stesso modo, cioè dall'inizio l'abbiamo vinificato fermentandolo in botti grandi di rovere e poi abbiamo affiancato una seconda versione che è questa qui, che invece è macerata sulle bucce, diciamo. Bello, però quello lo assaggiamo. Quindi fate due versioni voi? Facciamo adesso due versioni attualmente. La prima volta nel 2013, l'anteprima tonda, diciamo, poi ti spiego perché si chiama anteprima tonda. In realtà ne faremo tre, ne stiamo facendo tre perché la terza è un metodo classico
in una bollicina di Trebbiano Spoletino. Wow! Che sembra insomma prestarsi. Eh sì, per l'acidità e insomma per la tenuta anche la struttura. Però ancora, cioè abbiamo fatto una prima prova la vendemmia 2019. Che però uscirà, ma non sarà DOC Spoleto. Perché non nel perché hanno poche bottiglie di prove. No, nel disciplinare è previsto. Con la vendemmia 2020 abbiamo invece iniziato proprio la produzione. Ecco, faremo adesso la sboccatura del 19 e il tiraggio del 2020. Bella questa ipogea così, wow! Però adesso sarà svuotata perché l'esposto tutto nella nuova cantina e qui ci verranno tutte gabbie. Ecco, guarda, qui c'è... Ah, ecco il metodo classico di Trebbiano Spoletino. Che dicevo che non sarà ancora DOC, vedi che sta col tappo a corona che dovremo fare la sboccatura adesso. Dato a me stesso che non avrei mai prodotto uno spumante a Montefalco, non mi sembrava serio. Poi mi sono rimangiato. Ma questo veramente nel senso che se vediamo che viene bene, perché non farlo? Infatti, no, poi è versatile, cioè anche in tanti stili. Emozioni molto, molto differenti, insomma, diciamo, no, però... Questa è lunga macerazione, mi dicevi? Questa è una macerazione in anfora, ma anche quindi anfore di terracotta, ma anche delle palle di ceramica, anfore che sono dalla Toscana, è un esperimento, sia dalla Toscana che dal Trentino. Delle palle di ceramiche che invece vengono da Albissola, è una zona storica di ceramica in Liguria. E poi stiamo utilizzando anche dei tulipani di cemento non vetrificati che abbiamo fatto. E li tenete separati perché state sperimentando quale è meglio? Stiamo sperimentando cosa viene meglio. Tutti che abbiamo progettato per vinificare appunto per caduta, quindi si fermenta in quello superiore. Si svina, il vino va direttamente in quello inferiore e poi si aprono delle portelle e va in dei cassoncini. Ho capito, quindi usare le pompe va tutto per caduta, per gravità, sì. Quelle là dietro sono quelle liguri, queste invece sono quelle toscane, diciamo, quelle toscane e quella di Trentina, quella alta, se me la ricordo. Tulipani, esatto. E questi di due cemento. Ne avevamo già e quattro li abbiamo appena comprati. Bene. E anche qui abbiamo fatto i buchi per fare sempre per gravità. Perché qui ci facciamo proprio i cru, diciamo, quindi l'anteprima tonda. Insomma, questo è un vino che si chiama infatti anteprima, che è un'anteprima tonda, perché noi dovremmo uscire, forse già la prossima vendemmia, con un vino che in questa mappa dei fine 800 era piantata una vigna che si chiama Vigna Tonda. E aveva questa forma rotonda, esattamente qui di fronte a noi, dopo te la faccio vedere, incuneata in mezzo al bosco. Non c'è nessun motivo tecnico per il quale questa vigna sia tonda, era semplicemente si disegnava la campagna romanticamente, il paesaggio, certo. Diciamo, come fosse un giardino, e quindi al bisnonno divertiva fare questa vigna rotonda. E l'abbiamo ripiantata con questa forma un pochino più grande, sono 2 ettari esattamente. 2 ettari. E la vigna però è ancora giovane, per cui non si chiama ancora vigna, e sarà questo cru, questa singola vigna, macerato, diciamo. La vigna è ancora giovane, per cui non si chiama ancora vigna tonda, perché le uve provengono da altri vigneti. Ah, ok, quindi anteprima. Però sono delle sperimentazioni in corso. In preparazione di poi utilizzare questo cru che deve venire pronto. Quindi quasi andrei a vedere la vigna. Sì, allora vengo a vedere la vigna che c'è vicino, così vedo la pianta. Dunque, dove siamo qua? Questa vigna. Sì, sotto cantina, perché sotto la sotto cantina giustamente, e questo è? Questa è una vigna abbastanza giovane di Trebbiano Spoletino. E allora, noi le vigne le piantiamo tutte a 2,20 m la distanza dell'interfila tra una fila e l'altra, e poi a seconda delle varietà andiamo dai 70 cm per il Sangiovese e il Sagrantino, quindi abbastanza fitte, mentre sul Trebbiano diamo più sfogo di circa 1 metro, perché il Trebbiano ha un internodo più lungo, okay. E quindi ci sono meno gemme. Cioè, è anche una pianta abbastanza vigorosa, per cui se tu vedi adesso la stessa vigna di Sagrantino, questo traccio che adesso è già lungo 60 cm, nel Sagrantino è così. Gli internodi sono molto più corti, più compatti. Lui ha bisogno di più spazio. Lui ha bisogno di più spazio e anche di sfogarsi. Una non è stata toccata dalla gelata, se non marginalmente, infatti. Perché è molto tardivo. E quindi mi dicevano quasi l'ultimo a essere vendemmiato a fine ottobre, quasi. Sì, a Sagrantino, sì.
un tempo era fino a ottobre, ormai è più o meno a metà ottobre. Sì, mille, tanto facciamo previsioni.